Siamo nella chiesetta del Rosario al Pozzo, nell'isola di Lipari, e da molti anni in questa chiesetta si porta l'Eucaristia nella notte del Giovedì Santo e diventa la cappella della reposizione, perché la Chiesa ringrazia Dio per il dono dell'Eucaristia. E in questo meraviglioso ciborio ci sono i segni della presenza di Gesù in mezzo a noi in quest'anno della fede. C'è una barchetta che è segno della Chiesa, che cammina nella storia tra le belle giornate e il cattivo tempo, guidata oggi da Papa Francesco. E questa Chiesa ha la certezza che anche nei momenti difficili il Signore Gesù è vivente ed è risorto, il crocifisso risorto. Nei segni del libro, della parola, nei segni del pane dell'Eucaristia, ma soprattutto nei segni del pane spezzato, che è la condivisione, il servizio e la carità. Auguri a tutti quindi per una Pasqua di resurrezione, ma soprattutto di rinascita. Abbiamo tutti bisogno di speranza. Speranza perché se veramente confidiamo in noi stessi, dentro di noi può risorgere e rinascere qualcosa. Cerchiamo di essere una Chiesa che cammina nella storia, che camminando con i fratelli costruisce ed edifica bellezza, verità e amore, ma appoggiata soltanto alla croce gloriosa del Signore risorto. Con questi sentimenti, da questo piccolo cenacolo, vi raggiunga l'abbraccio di Gesù, il crocifisso risorto. Buona Pasqua soprattutto a quanti siete crocifissi forse in questo tempo e in una situazione difficile. Possiate avere accanto tanti buoni Cirenei, tante Veroniche, tante Marie che sostengano il vostro cammino di sofferenza e che noi Chiesa anche a Lipari non ci dimentichiamo mai degli ultimi.